Eccoci qui ragazzi in un nuovo video. Questo non sarà uno dei soliti video, infatti non parleremo di aziende interessanti, di investimenti interessanti, di finanza personale, economia eccetera, ma andremo a vedere quello che è successo nei giorni scorsi sul mio canale. Infatti ho notato nei giorni scorsi che sotto nei commenti dei miei video c'è un truffatore che si finge di essere me, lascia il suo contatto WhatsApp e dice di contattarlo per investimenti, consigli in criptovalute, cose di questo genere. A me questo non è un qualcosa di nuovo, nel senso che io, seguendo diversi grossi canali americani di business, investimenti, imprenditoria, ho visto che è pieno di questa gente qui, pieno di questi commenti di truffatori che si fingono di essere il proprietario del canale, quindi in realtà non ci ho mai dato granché peso, però ho notato che molti sotto nei commenti hanno risposto a questi commenti di questo truffatore, e quindi quello che voglio fare in questo video è chiamare questo truffatore, e la gente deve vedere questo video, deve capire che questa è una truffa, perché a quanto pare c'è gente che casca a questo tranello e viene derubata. La cosa spiacevole è che, essendo truffe che fanno tramite criptovalute, bitcoin eccetera, non c'è modo poi di rintracciare questi truffatori, quindi qualcosa che vi chiedo per aiutare me, ma come anche altri content creator, perché a quanto pare non capita solamente a me, e di condividere questo video con più persone possibili, così che ci sia più consapevolezza. Ora, come possiamo notare, per esempio c'è questo ragazzo che mi ha commentato il video ed è come se avessi risposto io, in realtà però non sono assolutamente io. Il commento che ha lasciato è: grazie per il tuo commento, scrivi il mio broker Lance Dallas Cornelius su WhatsApp per guadagnare enormi nel trading Bitcoin Ethereum. Le sue strategie sono di primo ordine, mi sta davvero facendo enormi guadagni con la sua strategia di trading. E sotto ha lasciato un numero di WhatsApp, che tra l'altro, come potete notare, non è neanche un numero italiano, un numero estero. Un altro commento che ho notato che viene spesso fatto da questi truffatori, da questi bot presumo che siano, è: sarebbe un'esperienza che cambia la vita investire in criptovaluta. E anche qui lascio un numero WhatsApp, che è diverso da quello che abbiamo visto prima. Quindi il mio obiettivo, come dicevo, è capire come avviene questa truffa e cercare di parlare al telefono con questo truffatore. Quindi cosa ho fatto? Mi sono segnato questi numeri su WhatsApp, ho cambiato la mia immagine, il profilo ed il mio nome e andiamo a contattarli. Allora, partirei con un: ciao Aldo, ho visto che mi hai scritto su YouTube di contattarti tramite WhatsApp. È questo il tuo numero? Punto di domanda. Scriviamo anche l'altro numero: ciao Aldo, ho visto che mi hai lasciato il tuo numero WhatsApp su YouTube. È questo il tuo numero? Sei grande, seguo tutti i tuoi video. Allora, vedo che uno è stato velocissimo a rispondere, neanche un minuto. Sì, sei il benvenuto. Posso sapere il tuo nome e la tua posizione, per favore? Fantastico. Grande, seguo tutti i tuoi video. Mi chiamo Marco e sono di Roma. Sua risposta è: va bene, qual è la tua passata esperienza di trading in criptovaluta? Ok, qui lui probabilmente vuole sapere quanto sono pollo, nel senso che se magari dico che non ho esperienza di nessun genere negli investimenti in bitcoin, in criptovalute, per lui probabilmente sarà più semplice truffarmi. Se invece io sono un esperto che magari ha un portafoglio di decine, centinaia di migliaia di euro, di dollari in criptovalute, potrebbe essere più complicato. Quindi facciamogli innetti, facciamo finta di non saperne quasi nulla. In realtà non ho esperienza, ma ho qualche amico fortunato che ha fatto un sacco di soldi con le criptovalute e quindi vorrei informarmi per capirne di più. Ok, già risposto. Ok, ti guiderò gradualmente, puoi unirti al treno in movimento degli investitori che stanno realizzando buoni profitti da Bitcoin Investment. In qualità di trader e minatore di criptovalute professionista, aiuto gli investitori a colmare il divario tra dove si trovano attualmente finanziariamente e dove vogliono essere. Queste sono strategie di vendita mica da ridere. Da un punto di vista professionale ti consiglio di investire in criptovaluta, principalmente BTC, Bitcoin, dato l'attuale aumento del mercato finanziario. Ok, vediamo come mi rassicura da una potenziale perdita di capitale. Ok, chiaro, ma è alto il rischio di perdere soldi? Punto di domanda. O è un investimento abbastanza sicuro? Ok, ha risposto, vediamo che cosa dice. Sì, non hai nulla di cui avere paura, negoziamo per i nostri clienti con pochi o nessun rischio e garantiamo il 100% dei tuoi profitti realizzati. Cioè, altro che Warren Buffett e Ray Dalio, questo è un genio della finanza. Con il nostro software di trading automatizzato e le nostre strategie, i tuoi profitti sono assicurati. Sono qui per guidarti all'investimento in Bitcoin, ma prima di iniziare devi scegliere il tuo capitale iniziale, perché più alto è il tuo capitale iniziale, maggiori saranno i tuoi profitti, giustamente, eh? Quindi,
Se può chiedere quanto metti da parte per il tuo attuale investimento, allora come possiamo notare questo non è italiano, non risiede in Italia, questo starà usando probabilmente Google Translate e anche parecchio male perché si capisce da come risponde che non è assolutamente italiano. E in più in questo momento cosa cerca di fare? Di rassicurarmi dicendo stai tranquillo che il tuo investimento è garantito al 100% e cerca di farmi spendere il più possibile. Ok, io gli rispondo, perfetto. Perché l'importante è cercare di non perdere soldi. Pugnetto, braccino. Mi puoi consigliare tu con che capitale partire? Vediamo fin dove si spinge. Allora, cerchiamo anche magari di farli puntare in alto, vediamo fin dove arriva. Ti dico, io guadagno bene, quindi sarei anche disposto ad investire tanto se mi assicuri che il rischio di perdere soldi è minimo. Ok, la sua risposta è dipende, perché maggiore il tuo capitale iniziale, maggiori saranno i tuoi profitti. Bitcoin ora è a 54k e continua a crescere. Ok, continuiamo a fare gli innetti, vediamo fin dove arriva. Infatti, ho notato che continua a salire. To the moon. Secondo te 20.000 euro per iniziare bastano? Sua risposta è buono, ok. Ma posso comprare Bitcoin anche solo con 20.000 euro? Punto di domanda. Perché ho visto che costano più di 50.000 ora. Ok, la sua risposta. Con un capitale iniziale di 20.000 euro di profitto compreso tra 57.300 e 65.501, cioè una precisione pazzesca. A breve termine, tra l'altro, durata di 7-14 giorni lavorativi. Ok, lui che cosa sta facendo in questo caso? Sta utilizzando delle tecniche di marketing, o meglio, più che marketing, di manipolazione mentale, di persuasione, anche abbastanza affinate, diciamo così. Infatti sta cercando di essere il più preciso possibile, 57.300, 65.501 addirittura. In questo caso, molti, quando devono vendere un prodotto o servizio che deve essere una vendita persuasiva, cercano di essere il più precisi possibile. Avete visto quelle ads, quelle pubblicità che ti dicono ok, arriverai a guadagnare 15.500 euro nel giro di 27 giorni. Ecco, quelle sono delle tecniche di manipolazione mentale, quindi mi sorprende che questo truffaldino addirittura conosca queste tecniche semi avanzate, chiamiamole così. Risposta ovviamente wow, quindi mi assicuri che non c'è il rischio di perdere soldi? Punto di domanda. Ok, la sua risposta, sì, al fine di avere successo e guadagnare un enorme ritorno di profitto nel trading di Bitcoin, lavoro con agli investitori di stabilire, migliorare e attuare piani strategici di gestione patrimoniale che consentono loro di soddisfare i loro scopi finanziari. Ti do la mia parola. Ok, quindi qual è il prossimo step? Vediamo fin dove si arriva. La sua risposta è negoziamo Bitcoin per i nostri clienti in tutto il mondo, realizziamo buoni profitti per loro. Avrò bisogno di alcuni dei tuoi dati per preparare la tua slot di trading. Nome, cognome, indirizzo email, numero di telefono, importo da investire, valuta per il commercio. Arrivati a questo punto direi che ci siamo guadagnati la sua fiducia, quindi forse riusciamo a chiamarlo. Quindi vediamo se riusciamo ad entrare in una call con lui. Ok, posso chiamarti prima? Punto di domanda. Perché volevo giusto avere un paio di info. Ok, come sospettavo, la sua risposta è questo è un account aziendale che non rispondiamo a chiamate o videochiamate perché stiamo chattando anche con altri clienti, quindi sentiti libero di fare domande qui. Io gli rispondo, prima di investire 20k vorrei parlare con Aldo o con uno dei suoi collaboratori perché comunque sono tanti soldi. Voglio avere la garanzia tramite chiamata che è un investimento sicuro. Un minuto di chiamata. Ok, niente, non mi sta più rispondendo, quindi direi che provo a chiamarlo. Ora ci divertiamo. Niente, non risponde. Ha risposto al mio C6, dice che sì, ci sono, quindi gli scriviamo non gli vuoi 20k appunto di domanda. Impegnato con altri clienti. Lei parla inglese? Allora forse ce la facciamo a metterci in contatto con lui. Quindi rispondiamogli sì, poco, ma lo parlo.
sua risposta è: non ti preoccupare, ti chiamo più tardi. Allora, non riesco più tardi, riusciamo a chiamarci adesso un minuto? La sua risposta è: ancora impegnato con il commercio di altri clienti, non posso rispondere alle chiamate in questo momento. Ok, provo a richiamarlo. Niente, non risponde. Ok, direi che è giunto il momento di finirla, ragazzi, perché l'obiettivo era giusto cercare di entrare al telefono con lui, ma a quanto pare non ha nessuna voglia di entrare al telefono con me, altrimenti ci saremmo divertiti. Quindi ora gli dico chi sono e di stare molto molto attento. Ok ragazzi, quindi che dire, in questo caso l'obiettivo di questo video era solamente quello di farvi capire che queste sono delle truffe. È capitato a me, ma come sta capitando anche ad altri content creator. Sono sorpreso in realtà, perché tendenzialmente capita alle pagine che hanno centinaia di migliaia o milioni di iscritti, ma a quanto pare si stanno espandendo molto bene. Quindi, come dicevo a inizio video, state molto molto attenti perché queste sono delle truffe. Io non lascerei mai il mio WhatsApp così sui commenti di YouTube, non andrei mai a dire ti faccio guadagnare un sacco di soldi, investi con me in Bitcoin, in criptovalute, quindi mi raccomando, usiamo la testa. Come dicevo ragazzi, fatemi questo piacere, condividete se possibile questo video con più persone possibili, proprio perché c'è gente che ci casca realmente a questi tranelli, a queste truffe, e in questo modo aiutate sia me sia anche tutti gli altri content creator che parlano di finanze, di investimenti, di business, di imprenditoria, perché questi scammer sono principalmente in pagine come le nostre. Direi che questo video lo potremmo chiudere in un modo particolare oggi, dato che siamo in tema. Per oggi è tutto, Jimmy Ghione, a voi in studio.